E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della con la nostra cari allenatore FIFA 18 con il nostro Foggia, precisamente terzo episodio di questa carriera che voglio portare avanti proprio, voglio portarla avanti questa carriera. Nell'ultimo episodio, nel secondo episodio, ci siamo lasciati con la vittoria del Foggia per 5-3 contro il Cracovia, che ci ha permesso di passare il turno in semifinale, e in semifinale affronterebbe il Paris. E oggi le partite che faremo oggi, intanto mi passa un furgone dell'Arrotino. Comunque, bando, no, della nuova lavanderia, non lo so. Comunque, bando alle ciance, ci facciamo la semifinale. Se vinciamo la semifinale, ci facciamo la finale. E dopo la finale, raga, ci sarà un debutto per me come allenatore in Coppa Italia con il Foggia contro la Spagna. Ora, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a giocare subito contro il Paris. Risolvi il problema da solo. Allora, Camporese è espulso, è vero, non ce l'abbiamo. Quindi mettiamo Figlio Meli, Camporese fuori, e mettiamo Beretta, proviamo Beretta. Proviamo Beretta. La formazione è questa che vedete: Pizzoglio, Rubin, Figlio Meli, Martinelli, Gerbo, Sarno, il capitano Agnelli, Vacca, sono tutti stanchi a parte Figlio Meli e Pizzoglio, Fedato, Bomber, Mazzeo e Kiki Cocò, io lo chiamo così per chi non è andato a vedere il secondo episodio della carriera, lo andasse a vedere, e per questo lo chiamo così, Kiki Coco. E mi raccomando, raga, mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante: iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. È cominciata, batte il Foggia. Vediamo se i nostri satanelli continuano il loro cammino in questa tournée. Gerbo, subito prendiamo palla, riparte la squadra avversaria. Agnelli lo prova a conquistare, il nostro capitano però facile, Antonio Vacca, sbaglia il passaggio Vacca. Attenzione, che arriva Fedato, 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 la perde, con la squadra avversaria, con la Paris, che non è il Paris Saint-Germain, Agnelli, rigore. Rigore, non so che fallo è stato commesso dal numero 8 Fedato, però l'arbitro ci ha dato calcio di rigore. E vediamo se Pizzoglio fa il miracolo. Lavigne contro Pizzoglio. Parte Lavigne. Vediamo Pizzoglio. Pizzoglio la tocca ma entra. Pizzoglio la tocca ma entra. Non ci posso credere. Ma i Satanelli sono capaci di rimontare la partita. Bomber Mazzeo, Vacca, Gerbo, Gerbo la va a perdere, Agnelli, Gerbo, appoggia a Kiki Cocò, il mio Kiki Cocò, il mio gioiellino, Kiki Cocò, Kiki Cocò, Kiki Cocò, Kiki Cocò in aria, Kiki Cocò col sinistro, la parata del portiere, calcio d'angolo. Pallone in mezzo, sulla testa di Fedato. Non ci arriva, mi sembra che ci sarà rimessa laterale, sì, ma per la squadra avversaria. E non per il Foggia. Foggia ci ha provato con Chirico, ma però, non si può dire, ma però, lo so. Però, è ancora sotto di un gol, con un rigore, non so se era valido. Si gioca per la Bomber Mazzeo. Bomber Mazzeo, allora tocca a Chirico. Chirico, Chirico, non c'è nessuno in mezzo, si fa vedere, non c'è nessuno, non ci posso credere. Agnelli, Agnelli, il capitano destro di Agnelli, la parata del portiere, calcio d'angolo, rinvio dal fondo. Serve qualche acquisto, perché andiamo sotto, non possiamo incominciare la Serie B così. La Serie B in Serie A non andiamo, ce la possiamo solo sognare la Serie A. Fedato, Fedato. Tocca ancora al capitano Agnelli, la tocca a Vacca, che
è andato a uccidersi vicino a un giocatore. Fortunato quello che ci sanno. La tocca con Agnelli. Agnelli per Vacca. Vacca dentro da bomba e Mazzeo che non la prende. È ancora Paris, ma attenzione perché il Paris è sotto pressing dalla squadra rossonera, cioè i Satanelli. Ancora però, attenzione a questo contropiede del Paris con il numero 9 che la butta in mezzo, ma c'è Gerbo, il numero 25 che fa sponda per Agnelli, il capitano. Agnelli può andare, Agnelli può andare, Agnelli può salire, ma non ce la fa più, l'appoggia Gerbo, Gerbo dentro da Sarno, Sarno, Sarno col destro, non ci credo, è uscita fuori, Sarno. Questi sono i contropiedi che ti è capace di fare questa squadra, il Foggia. E il gol penso che me lo merito. Dai, 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 che abbiamo fatto un buon cammino. Gerbo. Vacca. Vacca, intanto continua ad avere sempre il raffreddore. Non se ne vuole andare questo maledetto raffreddore. Agnelli la perde, la perde, la perde il capitano. Riparte la squadra Paris. Riparte il Paris, no, la squadra Paris, attenzione per il pallone di mezzo, Pinzoglio, di precisione ha provato, però ribattuto, calcio d'angolo per il Paris, 3 di recupero, e il Paris completa questo primo tempo in vantaggio, perché voglio arrivare in finale, voglio in finale, perché ci servono fondi, ci servono soldi, soldi ci servono. Se ci servono soldi. Occhio Pinzoglio, miracolo. Miracolo di Pinzoglio. Sto dicendo, ci servono soldi. Che dobbiamo rivoluzionare la squadra. Attenzione il tiro, Pinzoglio. Non fa niente se prendiamo un contropiedi, ma il gol del pareggio lo voglio. Attenzione però sempre lui, Antonio Vacca, che l'appoggia allora a Figlio Meli sale lui, Figlio Meli un difensore, gol sinistro! Figlio Meli! Attenzione al Paris. Occhio, il tiro esce fuori. Ed è Nicastro il primo. E Nicastro il primo, col sinistro. L'ha buttata fuori. Vediamo il nostro Chirico. No, no, Valta. No, sotto, sotto la traversa. Liscia la traversa, 2-0. Vediamo Pizzoglio. Vediamo se la para. Si tuffa in ritardo, comunque l'aveva intuito. Pizzoglio la deve parare. Pizzoglio la deve parare. Pinzoglio la tocca, ma il pallone entra. La palla il portiere. No, 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 no. Pinzoglio. Pallone dentro. Pallone dentro, 3-2. Non possiamo sbagliare. Deli. Deli. 3-3. E mo deve parare Pinzoglio. Deve parare Pinzoglio, se no siamo fuori. Se non siamo fuori, pallone passa. Non ci posso credere. Perdiamo in semifinale. Perdiamo questa tournée. Perdiamo i rigori. Intuisce tutto Pizzoglio, ma il pallone non ne para uno. Ci ha dato 650.000. Grazie per quei soldi. Andiamo a vedere un po' il budget. Siamo stanchi. Il budget è 1.045.000. Murgio, ok? Murgio come centrocampista della Lazio. Mi piace, centrocampista centrale. C'è un'offerta cartellino. Per Murgio io darei 310.000, vediamo se accetta la Lazio. Solo perdendo tempo, accetti un'offerta così. A pagare i soldi, lo stipendio, ce la facciamo. Quello non si sa, quindi skippiamo qua, loro squadra. Se
Senti, hai 20 anni, importante nel foggio. Ah, ok. 2 anni. Ah sì, facciamo 4, dai. Aggiungiamo altri 2. 2. Accettiamo. Ignora clausola rescissoria, ok, neanche noi la vogliamo mettere. Archivato questa, ok, ora parliamo di budget. Il budget che ti posso dare è di massimo 85.500, anzi 15.000. Questo è. Ok, mi sembra un'offerta ecco, l'ho accettato. Abbiamo l'attaccante, non importa, abbiamo l'attaccante. Pizzoio, Rubin, Campolese, Martinelli, Gerbo, Sanno, Agnelli, Vacca completo del centrocampo. Fedato, Chirico è lì davanti, non ci sarà Bomba e Mazzio, ma ci sarà Scott, il nuovo acquisto, il nuovo attaccante che abbiamo comprato, che lo andiamo a provare. Dall'altra parte ci sarà Paloschi, ci sarà Boriello, ci sarà Gomis in porta, ma sarà una sfida molto tosta. Il match è iniziato ed è iniziata Spalla Foggia. Solo una andrà. Continuerà il viaggio in Coppa Italia. Attenzione però a Fedato che recupera già 2 palloni. Fedato la mette in mezzo. Vacca prova il destro. La deviazione non ci credo. Ancora Vacca. Ancora Foggia. Si vuole ripetere dalla brutta sconfitta della Tournée. Antonio Vacca. Spalla 0. Foggia 1. Subito il Foggia in vantaggio. Quando sono freschi i giocatori, i nostri santarelli sono pericolosi. Agnelli, subito, fa ripartire Sanno, attenzione perché è fresco anche lui, Sanno, subito tocco dritto per Scott. Scott, tocco di ritorno per Sanno che col sinistro non ci credo, Gomis. Che azione abbiamo creato. Grande Foggia, forse la Serie B. La Serie B può essere ancora vinta, ma attenzione ancora Antonio Vacca che la mette giù, Antonio Vacca parte il sinistro, fuori di poco, che parata Pizzoglio, siamo ancora in vantaggio 1-0, intanto Scott, questo nuovo attaccante, sempre veloce, Sanno, dentro da Scott che la perde. Forse il campionato di Serie B quest'anno lo può vincere il Foggia, forse. Se non ci mettono partite difficili, tutte attaccate, forse lo possiamo vincere. Il pallone è buono per Agnelli. Agnelli per Sanno col sinistro, la parata di Gomis. Il titolo si chiamerà Debutto in Coppa Italia il destro che ha tirato così Martinelli il numero 14 che è Campolese Martinelli con il numero 14 tornata alla difesa di Torale Sanno hanno detto da Fedato può andare si crea lo spazio Fedato contro Gomis 2-0 Santarelli 2-0 Foggia Fedato al 36esimo minuto, al terzo minuto ha colpito Vacca, al 36esimo, quasi è scattato adesso il 37esimo minuto, 2-0 in casa della Spalla. Vacca fedato. 2-0, Spal 0, Foggia 2. Mamma mia che Foggia, mamma mia. In casa della Spalla li stiamo arando, ma perché sta giocando vabbè, questo primo tempo si può dire tutto Foggia. Attenzione Agnelli, ancora il capitano che sale, ancora la velocità Agnelli, non ci credo. Agnelli, pallone per Vacca che prova a colpire di testa. Le altre partite, intanto incomincia subito il secondo tempo senza fermarsi. Spal 0, Foggia 2, vediamo se il Foggia riuscirà a fare altri gol in questo secondo tempo. Vediamo, o questo secondo tempo sarà della Spalla. Se
Si è finito il momento buono del fuoco. Attenzione a Gelbo, subito Gelbo. Gelbo prova a salire lui. Gelbo, 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 la perde la riconquista. Gelbo, Gelbo, intento per Scott. Al debutto! Anche il nuovo attaccante che abbiamo preso. Scott, ma che azione che ha fatto Gelbo! Inchinatevi a questo Foggia, ve lo dice anche il nuovo arrivato con il numero 15, Scott. Ma che deve rimanere a Foggia di testa, di testa, di testa, di testa, Martinelli. Allora, Camporese fa salire Vacca, Vacca, attenzione ad Antonio Vacca che va a mettere in gioco Fedato. Mamma mia, che lanciò Fedato, Fedato col destro, non ci credo, non ci credo. O la parata oppure Fedato è storto davanti alla porta. Tu per Tamboriello intanto. Attenzione, ora in attacco, ora in attacco, attenzione che esce del centro Marco Boriello. È Fedato che davanti alla porta se l'è mangiato un gol fatto. Attenzione a Mazzeo! E dai! Si mangia il gol anche Bomber Mazzeo! Stiamo soffrendo da quei due gol sbagliati, poteva essere 5-0. Pallone in mezzo! Mamma mia, non ci credo! La batti a vedere. Fedele allora detto da Antonio Vacca, Antonio Vacca, Antonio Vacca, Antonio Vacca. La gira per Mazzeo destro, Gobis! E ancora calcio d'angolo per i nostri Satanelli. Quando stiamo all'86esimo minuto, prova il pallone in mezzo di testa e la parata di Gomis che evita il 4-0, evita il poker. Satanelli continuano il viaggio in Coppa Italia. Pizzoio, Rubin, Camporese, Martinelli, Gelbo completano la difesa a coprire Pizzoio al centrocampo. Sanno il grandissimo capitano Agnelli, Antonio Vacca che oggi è in forma e proverà a riconquistarci con quel destro. Poi abbiamo Fedato, poi abbiamo Chirico e poi Scott 3-0 per la spalla. Scott! Ora ci farà uscire, ce la farà uscire l'allenatore, la formazione del Frosinone, ce la farà uscire. Eccolo qua la formazione del Frosinone. Gioca Ceballi in porta, gioca con un 3-4-3. C'è Dionisi lì davanti in attacco, c'è Dionisi e Baldi in porta. Dionisi e Baldi. Vede con Antonio Vacca, siamo al Pino Zaccheria. Vediamo se il Foggia subito prende i primi 3 punti di Serie B. Attenzione però al capitano Agnelli che la tocca allora verso Chirico, il numero 7 del Foggia. Chichico Co col sinistro, pallone in mezzo, proprio il destro a volo. Fedato viene murato. Attenzione Agnelli, Agnelli col destro, di poco esce fuori. Frosinone perché non molla? Abbiamo detto che ha esperienza questa squadra. Il pallone in mezzo ed è 1-0. Dionisi. Foggia 0, settimo minuto, Foggia 0, Frosinone 1, Dionisi. Camporese. Non ci voleva quel gol. Ci ha fatto abbassare la testa subito. Attenzione per la Scott. Scott contro Baldi. La parata di Baldi che lega il gol a Scott. Ci mettiamo attacco totale, lo voglio il gol. Gol del pareggio e poi si pensa alla vittoria. Ma pensiamo a prenderci il pareggio, Pizzoglio, che parata. C'è ancora il risultato sull'1-0. Foggia ha l'opportunità. Il Foggia ha l'opportunità. Calcio di rigore. Calcio di rigore con l'espulsione. Siamo un 11 contro 10. Si incarica Chirico di batterla. Chirico contro Baldi. La parata di Baldi. Abbiamo preso un palo. Tra le parate Mazzeo. Fuori. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Meritavamo la vittoria, meritavamo la vittoria, meritavamo la vittoria. Giocatore infortunato, 5 giorni per Gerbo, meno male che non è niente. L'Avellino perde in casa con del Provercelli 2-1, il Foggia perde 1-0, immeritatamente con il Frosinone 1-0. Raga, nel prossimo episodio, un'altra volta a stagione, nel prossimo episodio. Ci faremo sempre 3 partite, Cittadella, Empoli e Bari. E Bari.
Cittadella, Empoli e Bari. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se per voi è lo stesso come dico io, potevamo vincere. Potevamo vincere quella partita Foggia-Frosinone, potevamo vincere. Se per voi è come dico io, mi raccomando, scrivetemelo sotto nei commenti. Hashtag hai ragione King. Hashtag hai ragione King.